Accanto a me oggi Silvestro Bonanno, bentornato nei nostri studi, che è il rappresentante del comitato Risaniamo Casa Nostra. Intanto bentornato, dicevamo. Ringrazio. Per parlare di questo rione complesso storico di Messina, storico nel senso che è proprio una storia rappresentativa, queste palazzine costruite da imprese vicine alla mafia negli anni 80, primi anni 80, poi abbattute per motivi strutturali, ora la rinascita era, sto parlando al passato, in corso. Cosa è successo? Sappiamo, riassumo soltanto questo brevemente, che la realizzazione di un parco urbano, no, al posto di queste palazzine era in corso, lavori a buon punto, a un certo punto che succede? È successo che intorno al maggio, ad ottobre del 2015, iniziati i lavori. 28 ottobre del 2016 sono stati interrotti perché per motivi burocratici. Si chiedeva il DURC, ostacolavano i pagamenti, non si riusciva a capire come mai non venivano pagati gli stati di avanzamento. Alla fine ci siamo rivolti al capo, al segretario generale Le Donne, che ha rimandato la responsabilità alle decisioni dell'ingegnere Signorelli, che era subentrato all'architetto Canale e quindi è cominciato un iter burocratico che ci ha portati dopo 6 mesi a delle decisioni che, come se fossero una tegola che ci cade Allora, sulla riassumo un attimo io. testa. Lei ha spiegato alcuni passaggi tecnici. Allora, la ditta che ha iniziato i lavori, ha avviato la realizzazione di questo parco urbano, su quattro stadi di avanzamento lavori ha ottenuto il pagamento soltanto di due. Intanto questo è un primo dato. Il secondo dato è che, insomma, la ditta che ha vinto l'appalto, che è successo intanto al raggruppamento, ricordiamolo, ai telespettatori, c'è stato un fallimento. Aveva vinto l'appalto il consorzio GAP di Roma, che aveva come mandatario la ditta La Placa di Caltanissetta, che ha svolto il 60% dei lavori, nonostante che ci fossero dei pagamenti arretrati da parte del comune. Allora, voi a questo punto, per essere sintetici, temete che il parco rimanga una nuova incompiuta perché bisogna andare a una nuova gara d'appalto per andare avanti, vi risulta questo? E quindi i tempi no, sono quelli chiaramente non Allora, rapidissimi delle gare d'appalto. l'ingegnere Signorelli è stato incontrato dal Comitato Risaniamo Casa Nostra la settimana prima di Pasqua, perché paventavamo che ci fossero delle resistenze da parte sua per quanto riguarda la prosecuzione dei lavori con la ditta La Placa. Siccome la pallina, diciamo, delle responsabilità era passata dal comune in seguito a un parere dell'avvocatessa Saccà al curatore tera fallimentare di Roma, la curatera fallimentare era d'accordo nel concedere, diciamo, l'ok alla prosecuzione dei lavori e continuare a fare i lavori alla ditta La La Placa. ditta La Placa, che era di questo raggruppamento di imprese, secondo voi avrebbe Sì. potuto e dovuto continuare i lavori e invece il parere In legale non è base, stato favorevole, no? In questo allora, senso. c'era un problema di interpretazione di legge. C'era l'avvocatessa Sacca che faceva riferimento alla nuova legge 50 del 2016. Invece, il parere dell'ANAC richiesto da Signorelli ha detto che bisognava fare riferimento alla legge 163 del 2006, che in un articolo, in un comma 19, dice che dovrebbero
essere concessi alla ditta La Placa la prosecuzione di questi lavori. Ed è l'opzione che voi avreste preferito, chiaramente, certo, per evitare che si fermi. Certo. Allora, lei continua a citare passaggi tecnici, fa bene ad essere preciso. Noi dobbiamo farci capire, no, anche da chi ci ascolta. Il problema è che i lavori potrebbero fermarsi, diciamo così, a tempo indeterminato, e voi avete paura di questo, ad un passo dal traguardo, no? È così. Quindi, come rappresentante del comitato, che azioni potete fare? Che poi, dico, se la legge è quella che è stata adottata, poi c'è poco da fare, insomma, perché i dirigenti non possono neanche violarle. La legge va interpretata, va letta, c'è una sentenza del TAR che si pronuncia come noi desidereremmo, cioè la prosecuzione dei lavori, che entro 3-4 mesi dovrebbero essere terminati. Mentre nel caso in cui si rescindesse il contratto, come è dell'opinione l'ingegnere Signorelli, che è in contrasto anche, che è stato in contrasto nella riunione tecnica fatta qualche giorno fa con altri tecnici che erano di altra idea, se si rescindesse il contratto si andrebbe incontro ad anni di beghe legali tra la ditta La Placa e il comune. Rifare una gara, insomma, ed è quello che temete voi sostanzialmente. Non si concluderebbero i lavori. Ed è questo il rischio, no? Il centro, il cuore del problema è questo. Quindi chiedete che la burocrazia si possa snellire o che si trovi una strada alternativa. Senta, ma i soldi però alla ditta non arrivano dalla regione, no? Quindi questo è un altro problema ancora. No. Sono stati bloccati proprio perché c'era il discorso della ditta GAP, che hanno scoperto via internet che era fallita e quindi chiedevano dei documenti o altro. 6 mesi sono partiti da Messina e sono ritornati a Messina, questa pallina di ping pong, perché la burocrazia ama giocare a ping pong. Noi purtroppo ci siamo trovati nel mezzo e ci ritroviamo con questa decisione di, io lo chiamo burocrate anche se lui si offende, perché quando ci vogliono 6 mesi per prendere una decisione è burocrazia delle peggiori. Allora noi chiediamo al capo dei burocrati, che è il dottor Le Donne, di attivarsi per potersi muovere nell'interesse della cittadinanza, dei cittadini, e quindi che l'interesse dei cittadini è quello di continuare i lavori e finirle al più presto, di finire anche le strade, perché con il secondo stralcio dovrebbe essere finanziato anche le strade, e soprattutto dovrebbe essere allacciata alla luce, che i burocrati bloccano da diverso tempo. Insomma, tanto da fare, quartiere simbolo, quindi l'intervento del segretario generale delle donne è quello che chiedete per cercare di sbloccare un po'. Per quanto riguarda la burocrazia, per quanto riguarda la politica, noi abbiamo scritto alla giunta e al sindaco richiedendo un incontro urgente, in modo che si faccia un tavolo tecnico dove possiamo essere presenti per poterci rendere conto se ci sono realmente delle difficoltà oppure se è un discorso di lana caprina. Grazie. Assessore Buonanno, che attende la risposta del sindaco, è arrivata ancora, no? Per la convocazione di una riunione. Si è impegnato il sindaco a fissare dopo il 25 aprile un tavolo tecnico dove dovremmo discutere di questa faccenda. E quindi c'è una prima risposta, una data, quindi il tavolo sì. Ci sarà. Grazie ancora Silvestro Buonanno. Voleva aggiungere qualcosa? Abbiamo l'ultimo minuto. Vorrei dire una cosa. Noi sarebbe un peccato se tutto andasse in aria, perché noi come comitato stiamo preparando una scultura che è l'Araba Fenice, in ferro riciclato, che possa servire come simbolo di rinascita per i nostri figli e per i nostri nipoti, che ci auguriamo possano giocare in un parco e possano ritrovare quella piazza che per 35 anni i loro antenati non hanno avuto.
Grazie ancora Silvestro Bonanno per il suo intervento, seguiremo gli sviluppi di questa vicenda, grazie per essere stato grazie con noi. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a voi per averci seguito, per aver scelto l'informazione di 3 Media, adesso ci sono le previsioni del tempo, grazie per l'attenzione e arrivederci.